Ecco la location della premiazione, bellissima, nel cuore di Milano. A fra poco. La location da sogno di tutti gli scrittori, uno dei più grandi onori. È una testimonianza di tutta la sua copiosa produzione letteraria. Beh, ammetto di essere particolarmente emozionato, sono un saggista, ho scritto tantissimi testi tecnici, codici, manuali. Mi sono cimentato in un romanzo che per me è stato come scalare il Monte Bianco con le creature, che è qualcosa di particolarmente complesso. Tra l'altro ho parlato di storie di vita vissuta, cioè i ragazzi di Chernobyl, le adozioni, gli affidamenti, storie anche di tragedie, di femminicidi. Una delle protagoniste, Anastasia, ha perso la mamma uccisa per opera del padre. E voglio dedicare questo giorno ovviamente a tutte le donne. Io mi sto impegnando con la mia associazione forense, una delle più grandi associazioni forense che si occupa di diritto di famiglia ma anche di violenza, proprio questo mio romanzo. Per me è una grande soddisfazione. Io ringrazio quindi la giuria, ringrazio tutti quanti voi e soprattutto una cosa vorrei dire: questo è uno dei premi più belli e più prestigiosi del paese. Ne parlavo prima con altri scrittori, anzi con i veri scrittori, perché io sono un avvocato e quindi sono veramente felice. Grazie. Siamo felici, la ringrazio per questa grande considerazione. Prego. Riceve il premio. Allora lo premiamo. Foto ricordo. Mettiamoci, ecco, centro parco, va bene, qui.